A Lampedusa, le barche dei migranti remi per atterrare sul molo Favaloro, oltre 100 quelli sono arrivati nelle ultime 24 ore sull'isola. Con dozzine persone che sono atterrate sotto il naso, centinaia turisti direttamente sulla terraferma tra Isola dei Conigli, Cala Croce e Teguitja Beach. Tutti i precedenti record erano polverizzati e nell'hotspot di Contrada Imbriacola la sera c'era la presenza di 4.686 persone, con circa 4.000 arrivati solo l'ultimo giorno. Ma il numero viene continuamente aggiornato e mentre nave 18 della Guardia Costiera esegue un autentico tour de force per raccogliere circa 800 persone. Anche prima di atterrare sull'isola, la Francia e Germania chiudono le porte in Italia. Il ministro degli interni transalpini Gerard Dermanin annuncia l'intenzione di voler armare il confine tra Menton e Venimiglia, sostenendo che è stato registrato un aumento del 100% dei flussi da Berlino. Tuttavia, la fermata arriva ai processi selezione dei richiedenti asilo che arrivano in Germania dall'Italia, come parte del meccanismo volontario di solidarietà. Il Ministero degli Interni a Welt. L'Italia è stata informata della decisione posticipare i processi fino a un nuovo ordine questioni politiche, lontane dai problemi che devono affrontare coloro che devono gestire gli arrivi a Lampedusa. Ci stiamo tenendo abbastanza bene. Ricordo che circa 15 giorni fa abbiamo gestito quasi 4.500 persone, afferma Agrigento Quaestor Emanuele Ricifari. Stiamo gestendo il fenomeno, conferma il prefetto Filippo Romano, e sarà sempre meglio quando abbiamo l'hotspot Porto Ocle, Porto e le navi per i trasferimenti sempre pronti. Sindaco Lampedusa Filippo Mannino lo conferma. Invocati un sistema accoglienza navi a rada per il recupero e trasferimento rapido migranti nella terraferma. Un consiglio ministri ad hoc che si terrà a Lampedusa. L'esami della situazione è urgente, sottolinea il sindaco Mannino. Un immediato intervento della protezione civile a sostegno sia dei migranti che della stessa popolazione che, dopo 30 anni di generose accoglienza, ha ora esaurito le sue risorse psicofisiche ed economiche per essere stupiti nonostante sia abituato al fenomeno. Anche gli stessi isolani erano umare chinu e li ha commentato incredulo guardando la fila di barche in attesa di entrare nel porto. Un'immagine che ha causato la reazione immediata del leader della Lega Matteo Salvini, pronta a puntare di nuovo il dito contro l'assenza dell'Europa. Difendere i confini non è un diritto ma un dovere, mentre l'immigrazione passato ha avuto molti altri parlati. Quando facciamo una promessa facciamo tutto anche rischiando il nostro. Salvini sarà a Caltanissetta giovedì per celebrare la prima festa della Lega in Sicilia. Sottolinea che andrà anche a Palermo classe bunker per l'apertura Arms Trial and reiterate ho fatto quello avrei fatto mille volte. Una posizione condivisa dal vice sindaco della Pelage, anche della Lega, Attilio Lucia.